Salve a tutti e tutte, cari amici ed amici, amiche ed amici. Salve a tutte e tutti dal vostro Sentin Chan. Dato i commentari positivi che avete fatto al mio ultimo video tutorial sui cellulari, sul cellulare LG KP215, voglio cimentarmi in un altro review, perché veramente andiamo a rivisitare un cellulare del passato. Io ultimamente ho seguito molti tutorial, soprattutto per quanto riguarda le novità in casa BlackBerry, perché mi ha molto incuriosito l'ultimo modello, il Passport, e ho visto anche di molte diatribe se sia meglio il Passport o il Note 5 o 4, e anche molti di voi mi hanno chiesto di fare un review sugli ultimi terminali. Però ecco, io, anche se ho del materiale, chiaro, non tutti quelli che fanno le recensioni devono avere i cellulari, anche perché io non ho soldi, sono disoccupato. E quindi chi ha la fortuna di fare dei tutorial con dei cellulari, bene. Io invece ho del materiale, ho degli opuscoli. Io il Galaxy S4 ce l'ho così, lo vedo in foto ed anche nei video. C'ho anche il Samsung Chat 222, il Samsung Galaxy S Mini, il Nokia C201. E infatti questo è più affine a quello che vi starò per presentare. Comunque c'è un bel po' di cellulari, anche il Alcatel Mobile Phone Rhythm Cool 07W670A. Però, bando alle ciance, oggi non parleremo di vecchi, meno vecchi o nuovi cellulari. Prossimamente mi piacerebbe dire qualcosa di quelle impressioni che ho avuto guardando i video in YouTube degli ultimi cellulari BlackBerry, Samsung, eccetera. Però adesso, visto che vi è piaciuta molto la mia ultima rubrica di review elettronico, tratteremo di un cellulare del passato remoto, che io ho avuto per primo. Quindi a frappè con il mitico cellulare. Ed ecco qua, questo è un cellulare che mia madre mi ha comprato nel 2004, gennaio 2004. Ancora i riproduttori di MP3 erano piccolini, avevano 128 megabit di memoria, quindi questo cellulare non era fra i più economici, non era cattivo. Si sta parlando di un Motorola C350. Solido, compatto, c'ha solamente un porto audio con il jack da 3,5 mm, un porto USB di quelli che hanno anche i GPS, e poi una presa dell'alimentazione. Per il resto non ha niente. Adesso lo accendo. Vediamo se parte. Ah no, era questo. Da molto tempo che non lo uso.
Om curcule cri um svaha, avevo messo come frase di benvenuto. Cerca una network, ma non la troverà perché la targhetta micro SD ormai è scaduta. La scatola, come nel caso del LG KP215, non ce l'ho più neanche di questo modello di Motorola C350. Come vedete, il cavo era lungo più di un metro. Oggigiorno invece i cellulari li fanno con una presa per l'alimentatore che ci avrà meno di un metro. Invece questi ci avevano un filo elettrico che era realmente sproporzionato. Però quello che ho comprato io non veniva con le cuffie mano libere, con microfono, e me l'hanno dato così, senza microfono, senza nulla. D'altra parte non ha bisogno di scheda micro SD, perché ha appena dei suoni polifonici. Il cagnolino come salva schermo. E questo era il manuale che ti spiega tutto. È inutile dire che io già questo cellulare lo usavo senza leggere il manuale, perché è molto intuitivo il menu e tutto il resto. Cioè ti insegna a usare i bottoni, quali sono le cose che si possono scegliere, che adesso vediamo, perché io scommetto che molti di voi nel 2004 non erano nati. Quindi questo è qualcosa di più di un cellulare vecchio. Già è un cellulare che fa parte della storia della telefonia mobile. Poi magari leggeremo il manuale in un'altra occasione, ma non credo che sia molto interessante. Molti di voi sono familiarizzati con l'elettronica e li usano intuizionalmente i cellulari. Allora, schiacciando il bottone centrale del navigatore per bottoni, si accede al menu. E qua ci abbiamo, pensate, questo cellulare che non ha Android, c'ha un sistema Java, c'ha niente di meno che il Voice Dial, che è molto primitivo. Io non sono mai riuscito a usarlo, però per quanti di noi sono familiarizzati con i comandi di voce in Google e in Android per il navigatore anche del cellulare, non solo il Google Chrome, qua vedi che c'aveva il dettato telefonico, cioè il dial, il fare il marcato telefonico vocale, voice dial, che è un qualche cosa che ha sempre funzionato male. Adesso scegliamo, vedi, devi dire il nome in appena, qua non ho detto niente, è fallito il comando vocale, ma lo devi dire in pochi secondi e ti appare così. Per esempio adesso non so che c'è nella memoria di questo cellulare. Allora facciamo che usciamo dal menu e cerchiamo. Adesso sono entrato in un gioco, Astro Smash. C'aveva anche giochi, incredibile. Scegliamo un nuovo gioco e scegliamo. Ah, questo non è, beh, vabbè, io ho scelto Astro Smash, mi piace, ma ha preso il poker, e questo è da fare 21. Quindi 5 e 8 fa 13 e 4 17, qua dobbiamo mettere 19. Abbiamo superato. Da molto che non ci giocavo. 20, schiacciamo il 4. Beh, vabbè, qua sono andato fuori, devo. Ecco col jolly, che sono quei mostriciattoli, li vedete?
Col jolly liberiamo quella fila. Un altro jolly, liberiamo l'ultima fila. Liberiamo questa fila. Liberiamo questa. Vediamo. Ah, mannaggia. Ho toppato. Beh, ho finito un livello. Livello medio, adesso comincio un altro livello. Ma non mi starò a soffermare. Su queste sciocchezze. Che volevo fare? Che me lo scordo. Ah, dovevo vedere se c'ho qualcosa agendato. C'è addirittura il navigatore di internet. Come vedete, è una cosa incredibile. Questa ciofeca naviga in internet e come vedete è lo stesso logos che appare quando voi navigate con qualsiasi dispositivo che abbia sistema operativo Java, come per esempio il Nokia Asha 302, che vi farò una recensione su quel cellulare che ho regalato a mia madre. Come vedete, non mi posso comunicare perché non ho una targhetta micro SD valida, no, micro SD, micro SIM. Non riesco a accedere, non mi ricordo più come si funziona. Ah, qua ci sono i messaggi, tutto zero. C'erano delle note veloci per inserire nei messaggi. E poi niente, ossia calcolatora, avviso, niente, non riesco a trovare. Qua ci sono le cose per l'officina. Leggete? Office Tools. Uno dirà chissà che cosa. C'è un libro di note. Guarda che grafica. Che non è neanche digitale lo schermo. E quindi la nuova entrata si legge così. Che orrore. Io questo ce l'ho avuto per 5 anni. E poi invece c'è il calcolatore, che è una potenza di calcolo bestiale. È rimasto ancora con 1920 di 5 anni fa che ho fatto un calcolo. Che memoria. Poi, vabbè, qua è tutto per la manutenzione del sistema operativo stesso, ma non riesco a trovare l'agenda. È incredibile. Qua è entrato nel riconoscimento. Ah, eccola qua. Adesso l'ho trovata. Si deve schiacciare il cursore inferiore o superiore per trovare l'agenda. Allora che bisognava fare? Bisognava prendere un numero. Ecco, vedi, quando tu lo senti parlare, vuol dire che io ho registrato il nome. Adesso lo facciamo sentire meglio. Questo io dicevo casa e in teoria lui chiamava.
Lui chiamava a casa. Ancora una volta. Perché voglio essere sicuro che lo registri. E adesso vi faccio vedere come funzionava. Quindi so che posso. Casa, casa. Vedi? Dice intento fallito. Perché lui ha ascoltato casa. Adesso lo faccio di nuovo. Casa. Vedi? Ha capito casa. Ed è poi chiamata fallita perché non è registrata la micro SIM o la SIM normale. Adesso non so che formato ha. Perché in pratica da tanto tempo che non lo uso è già. Non è registrata, non la riconosce l'operatrice Movistar. Allora, la cosa più ridicola è che tu dovevi schiacciare, perlomeno senza avere mano libera, gli auricolari con microfono, dovevi schiacciare menu, te lo trovavi subito qua e dovevi scegliere. E poi Casa, casa. e riconosce. E adesso marca il numero. Che nel mio caso dice chiamata fallita perché non è registrata la micro SD. No, perdon, la micro SIM. Non la micro SD, la micro SD non ce l'ha proprio, non ha proprio memoria esterna. E quindi uno perché deve entrare in tanti menu per poi fa prima fare il numero o a cercarlo nell'agenda? Non ho capito. Magari con mani libere funzionava. Qua c'è anche un chat che io ho provato sempre a usare quando usavo il cellulare, ma non funzionava manco di striscio. E qua c'è gli stili, i giochi, Astro Smash che prima avevamo scelto, che è molto bello. Continua perché io avevo giocato, se l'ha conservato nella memoria, guarda. In pratica. Spara solo in automatico, tu devi soltanto cercare come asteroids di suono pessimo, appena muovi, non so perché fa rumore solo nel muoverlo, ma nello sparare niente. E mi ricorda che c'è la stessa grafica dell'asteroids di Atari, che io ci giocavo quando ero adolescente. Molti di voi non hanno vissuto quell'epoca, però ecco, non si sono persi nulla. Adesso ci sono giochi migliori, addirittura per i cellulari tipo Nokia Asha 302, non dico per gli Android. Quindi questo cellulare, che forse era già vecchio nel 2004, c'ha questa tecnologia. Qua ho superato un record e metto. Aia, adesso c'è un record come aia. Tutti 999.999, che siccome che ha raggiunto il record massimo e lo conserva nella memoria, in pratica non c'è nulla di nuovo. Questo sarebbe uno dei giochi più brillanti, perché l'altro delle carte rompe un po' le palle. Solo che è lento dei comandi. Ecco come si vede. È tutta qui la diversione, riuscire a sparare agli asteroidi e non farsi colpire. È un gioco che una volta che arrivi a 999.999 non sai che fare, è sempre lo stesso. Poi ho fatto un punteggio alto. Poi c'è il MotoGP, che anche questo è di una Max Biaggi ho scelto, Africa. Ti dà anche la mappa del circuito. Vediamo un po'.
Ecco, come se poi dopo la mappa del circuito e il nome del motociclista famoso, a uno gli viene qualcosa che non si vede molto il circuito. Può essere in qualsiasi parte, cioè come sai che è Sudafrica? Dal paesaggio non è che si avvince nulla. Però vabbè. Io con questo cellulare mi sono divertito un po' di anni perché non avevo altro. Adesso lo sto filmando con un Nokia Asha 302, che già è un cellulare più decente, ma questo l'ho avuto per anni. Ecco qua, caduto. Con un po' di concentrazione raggiungevo qualche buon punto. E questo è uno dei giochi più sofisticati che ci avevano questi cellulari di questa generazione qua. Non è cattivo, non è malvagio. Certo, se conosci già un LG KP215, però ecco, questo navigare con internet era una tortura, anche con il KP215A era una tortura. Vabbè, ma adesso non so che altro farvi vedere di questo review del Abandon Hardware. Adesso tagliamo con il gioco. Vediamo un po' che c'è. Chiamate recenti, chat, che non ho mai capito come si usa. Media. No, media sono tutte che potevi creare un ritmo. Io avevo creato questo. Ah no, questo mi sembra che è del cellulare, non so. Lo potevi editare. Vedi? Potevi editarlo, il flauto, le batterie, il basso. Però non mi va di editare un suono. Allora dicevo che ti potevi fare i tuoi suoni prendendo una base, per esempio, potevi nominarlo come volevi. Pif. Questo lo nominiamo a te. Meet. Adesso faccio un po' a caso. Vedete? Allora, potevi riassettare il basso, il flauto, per esempio, facciamo. E poi così. Cioè, mi sono scordato come si. Come si programmava. Qua si rassetta tutto, però vabbè, adesso usciamo da questo labirinto perché forse i miei cacofonia, ecco, avevo fatto un mix mio, cacofonia. Tu pensa che ti chiamano al cellulare e c'è questo suono di chiamata?
L'avevo titolato cacofonia e realmente ci avevo ragione. Infatti non l'ho mai usato come timbro di chiamata. Dura molto, molte variazioni sullo stesso tema. È proprio da pifferà ai pazzi. Vabbè, infatti qua potevi anche scegliere le note che le scrivevi, no? 2G, 2E, 2G, perché gli anglo-americani hanno il sistema che invece di mettere do la si, do re mi fa sol la si do re mi, mettono A, B, C, D, E, F, G, cioè 7 note e 7 lettere. Poi le tonalità con i numeri. Poi che altro vi posso fare vedere di questa vecchia gloria? Le campane. Giochi. Ufficio, settaggio, ancora settaggio. Volevo farvi ascoltare qualche suono. Ma per i suoni scegliamolo così. Poi il gioco delle carte già l'avete visto. Ecco, di questo numero facciamo questo e editiamolo. E scegliamo tipo di suono. Erano i suoni dell'epoca. Bello. Non so se in qualità ASP. Questi suoni mi emozionano, quasi quasi mi commozionano, perché mi fanno ricordare la mia gioventù, cioè l'ho avuto nel 2004. Certo, non sono giovane adesso, ma stiamo parlando di 10 anni fa. 10 anni fa. Anzi, 11. Un pezzo della mia vita. Non l'ho usato e non l'ho apprezzato tanto, però adesso mi dà nostalgia, per questo non lo butto. Questo è il suono che ho fatto io. Che l'ho programmato dopo tanto tribolare. Vabbè, è peggio di una scoreggia. Doppia vibrazione. Prima era vibrazione, adesso doppia vibrazione. Continentale. Classico. Sirena, pensa che bello. Questa è carina. Durano in media 20 o 30 secondi, perché si devono ripetere. Ci sono molti che sembrano uguali. Beh, adesso veramente non so. Non so che altro farvi vedere di questo cellulare per dirvi che questa vecchia gloria, che io avrei preferito che mi regalasse un riproduttore di MP3 perché nell'epoca i cellulari servivano come questo solo per chiamare e mandare SMS basici, beh, adesso mi dà tanta nostalgia guardarlo. E lo tengo come reliquia, non lo butterei mai, neanche se mi dessero 50 dollari. Beh, se già mi dessero 100 dollari, sì. E poi se mi dessero, per esempio, un BlackBerry Passport, lo darei. Devo soltanto andare in un manicomio dove stia internato un milionario, perché altrimenti chi è che farebbe un baratto così? Exit di Windows.
Beh, questo tutto ho cambiato perché si poteva cambiare usuario per usuario il ringtone. Quindi ogni usuario poteva essere identificato per una sua tonalità di suono distinta. Adesso con questo tutto, perché non so veramente che altro farvi vedere di questo cellulare. Poi viene un video larghissimo che dovrò editare in formato semplice perché altrimenti lo carico chissà in quanto tempo. Ring style. Niente, poi ci sono tante cose che sono più che altro funzionalità come il chat, media center. Se voi avete delle perplessità, dei dubbi, setting, phone status. Se voi avete delle perplessità e dei dubbi, chiedetemi delle cose. Vabbè, adesso lo chiudo. E qua c'è il manuale che ti spiega come usare il micro browser. Niente, è così basico che spiegare tutte queste cose è come guardare, non so, anche il correttore di testo, come guardare, se voi avete un BlackBerry Passport, un Samsung Galaxy S5 o Note 4, o un LG G3. Questo è proprio molto basico. Allora, questo è tutto per oggi. Un altro tutorial sui cellulari, o meglio dire, un altro review. Un revival di vecchi tempi, perché forse molti di voi hanno dai 15 ai 20 anni, quindi questo è del vostro passato informatico, anche del mio, perché è un cellulare che ho avuto nel 2004, quando ancora magari non arrancava Android, e molti cellulari non avevano le opzioni di camera fotografica, filmatrice e queste cose qua. E c'avevano un browser primitivo in Java come questo che avete visto. Vabbè, un pezzo della mia vita, un pezzo anche della vostra vita. Il tempo passa, ma non passa per niente, ci lascia queste cose obsolescenti e oscene, oscene, volevo fare rima, non è vero. Oscene e obsolescenti. Comunque, bei ricordi. Magari riuscissi a venderlo a qualcosa per comprarmi un BlackBerry Passport o qualcos'altro. Prossimamente, visto che io ho ricorsi limitati, vi commenterò quello che penso in base ai Debian e in base ai tutorial che ho visto in YouTube e alle pagine e le recensioni che ho letto in internet sui cellulari. Quali sono secondo me i migliori? Allora vi ringrazio di tutto, il vostro Sant'Egian, e mi raccomando, lasciate o nella discussione del canale o nei commentari del video cosa ne pensate e soprattutto quali sono i vostri cellulari migliori e dei quali vi piacerebbe che io dica qualcosa per esprimere le mie idee, perché i cellulari sono tutti particolari, dipende come lo usi e del denaro che hai. Quale ti conviene comprare? A me mi converrebbero tutti. Mi piacerebbe avere un BlackBerry Passport, un Samsung Galaxy Note 5, un LG G4, un Apple iPhone 7 che sta per uscire, e poi averli per categoria,
QWERTY fisico, schermo piccolo grande, tattili e non tattili. Però ecco, se conservo cose del passato come questa, è perché evidentemente non posso. Allora, senza indugi vi lascio. Grazie di seguire i miei video e dei commentari che avete fatto al video precedente sui cellulari. E alla prossima. Ciao ciao. PS, mi scordavo di dirvi. Uno dei pochi punti a favore di questo cellulare, che si vende ancora nuovo in eBay, eccetera, perché molti negozi di elettronica hanno fallito, sono rimasti molti stock ancora nelle loro casse, quindi chi vuole lo può comprare nuovo, è che la batteria, che io gliel'ho messa nuova, quindi ho speso un sacco di soldi dopo che se è finita la sua, perché in pratica rimanga inutilizzata perché poi non l'ho usato più. La batteria, che in pratica l'ho sostituito già nel 2013, e del tipo che magari non ha un amperaggio particolarmente alto. Vediamo se qua lo dice. Mi sembra che c'ha 750 ampere, microampere, non so che cosa, 750. E di litio, ioni di litio, 3,6 volt, e poi dice 750. Però visto che c'ha delle funzioni basiche il sistema operativo, che non usa tanta energia, in stand by poteva stare una settimana. Quindi, se volete un cellulare che non consumi molto e che sia molto economico, lo potete comprare assieme a altri della sua generazione solo per fare chiamate, e la batteria non si esaurisce subito, soprattutto se è nuova. Può durare diversi giorni in stand by. Quindi c'è il vantaggio che se ti serve un ferro sempre pronto alla battaglia e magari vuoi spendere poco oggigiorno, chissà quanto costerà, per lasciarlo in macchina, nel battello, non importa che si rovini o che vada perso, ecco, questo è un cellulare d'emergenza. Se ti rubano il tuo costoso, gli metti un prepago dentro e puoi chiamare senza nessun problema. Perché tanto magari lo prendi con 20-30 euro, perché ci sono molti modelli nuovi che non sono stati venduti e che li liquidano in eBay, Mercato Libero, Motorola C350. Se ti perdi questo, se te lo rubano, non è come perdersi un Galaxy, Note 4. Ciao ciao. Questo è tutto per oggi.